Si tratta di una ragazza giovane di pelle chiara. Il corpo si trovava in acqua da una manciata di giorni, sicuramente meno di un mese. Era nuda e senza testa. Sono i pochi e macabri dettagli in mano ai carabinieri di Rovigo che stanno cercando di risolvere quello che è stato da tutti ribattezzato come il giallo del fiume. Precisamente il 4 aprile il Po ha restituito un grosso borsone nero. Si trovava nella zona tra via Malcantone e il Parco della Rotta, a Santa Maria Maddalena, in provincia di Rovigo. A notarlo è stato Davide Martini, 55 anni, un dipendente dell'Agenzia Interregionale per il Fiume Po. L'uomo si trovava per caso nella zona. Sentendo che dal borsone fuoriusciva un odore terribile, si è insospettito e ha chiamato i carabinieri di Occhiobello e Castelmassa. I militari, giunti sul posto, hanno scoperto l'orrore. Dentro la borsa c'era un cadavere senza testa. È di una giovane donna di carnagione chiara. Ecco perché non può appartenere, come si era inizialmente pensato, a Isabella Noventa, uccisa 6 anni fa a Padova. Isabella, infatti, aveva 55 anni. Ne parleremo più avanti. Il corpo era rannicchiato. Insieme con i resti c'erano alcuni frammenti di un vestito da donna. Sono state subito attivate le indagini per risalire all'identità della vittima, confrontando l'archivio delle persone scomparse tra l'Emilia-Romagna, la Lombardia, il Veneto e il Piemonte. Al momento l'ipotesi più accreditata è che il borsone sia stato gettato nel fiume una decina di giorni prima del suo ritrovamento. Da dove sia stato gettato non è possibile stabilirlo, dal momento che la corrente l'avrebbe trascinato per svariati chilometri. Se è riemerso in quel punto, è solo perché la siccità ha abbassato il livello del fiume. Il medico legale che ha svolto l'autopsia dovrà stabilire le cause della morte. Per risalire all'identità del cadavere, i carabinieri si affideranno alla scienza. Compareranno il DNA estratto dai poveri resti con quelli archiviati nella banca dati nazionale. Al momento ogni ipotesi viene presa in considerazione. È presto per andare a caccia di un assassino. Mancano ancora troppi elementi. In attesa dei riscontri scientifici degli uomini del RIS, si lavora soprattutto sulle segnalazioni di donne scomparse fatte nelle settimane prima. Ma al momento non è emerso nulla di significativo. Gli inquirenti stanno cercando di analizzare ogni dettaglio per risalire all'identità della donna. Come dicevamo, a fare la macabra scoperta è stato il dipendente di un ente regionale che si trovava nella zona con i colleghi. Ha raccontato l'uomo. Nel nostro giro che facciamo lungo il fiume abbiamo notato dei sassi che emergevano dall'acqua. Così ci siamo avvicinati. Abbiamo visto quel borsone sportivo dal quale fuoriuscivano pezzi di abiti e qualcosa del corpo, della pelle. C'era un piccolo strappo nella borsa dal quale si intravedeva poco. Poi mi sono allontanato e ho chiamato i soccorsi. La grossa sacca ha protetto il cadavere dall'attacco dei pesci che popolano il fiume. Secondo il medico legale, se il corpo fosse stato gettato direttamente nel fiume, non sarebbe mai stato ritrovato. Gli investigatori, con i pochi elementi che hanno in mano, procedono dunque per esclusione. Come dicevamo prima in questo audio, subito dopo il ritrovamento si era ipotizzato che il cadavere potesse appartenere a Isabella Noventa, la segretaria padovana uccisa nel 2016 dall'ex fidanzato Freddy Sorgato, con la complicità della sorella e dell'amante di lui. Sorgato aveva confessato di aver gettato il corpo di Isabella nel fiume Brenta. Il killer aveva raccontato di aver raccolto il cadavere in sacchetti di plastica. Il corpo mutilato scoperto a Santa Maria Maddalena era invece in un borsone nero. Inoltre, il Brenta non è un affluente del Po. Tuttavia, si era creduto e sperato che potesse appartenere proprio a Isabella. La sua mamma, Ofelia Rampazzo, è morta qualche anno fa, all'età di 87 anni, uccisa in un mese da un tumore al cervello. Fino al suo ultimo respiro ha chiesto agli assassini di sua figlia di indicare il luogo in cui l'avevano nascosta. Voleva portare un fiore al cimitero, la povera Ofelia, ma non l'ha mai potuto fare. Così come non ha mai saputo fino in fondo tutta la verità.
La notizia del ritrovamento di un corpo a Rovigo aveva dato speranze anche a Paolo Noventa, 56 anni, il fratello di Isabella. L'uomo, tempo fa, disse: «Fino all'ultimo giorno la mamma ha continuato a pronunciare il nome di mia sorella, anche quando ormai non ragionava più. E c'era un'altra parola che pronunciava in quel letto d'ospedale. Assassini!» Ofelia Rampazzo è morta implorando alle persone che hanno ucciso Isabella di restituire le spoglie della figlia. Purtroppo quella speranza si è spenta quasi subito. Si era anche ipotizzato che il corpo potesse appartenere a Samira El Attar, 43 anni, sparita il 21 ottobre 2019 da Stanghella, in provincia di Padova. Ma non può essere nemmeno lei, perché il cadavere nel Po appartiene a una donna più giovane e di carnagione chiara. Samira era di origine marocchina. Per la sua morte è stato condannato all'ergastolo per omicidio e occultamento di cadavere il marito Mohamed Barbri, 41 anni, anche lui di origini marocchine. Dalle indagini è emerso che i due litigavano spesso per ragioni economiche, ma anche per l'indipendenza di Samira e il suo modo di vestire all'occidentale. La donna lo accusava di sperperare tutto quello che lei guadagnava con il suo lavoro di badante e di essere violento. Nelle motivazioni della sentenza di condanna si legge: «Il mancato ritrovamento di Samira non impedisce l'accertamento del fatto come omicidio volontario e neppure l'individuazione di un colpevole, dovendosi utilizzare, in assenza di prove dirette, il metodo indiziario». 40 giorni prima della sua scomparsa, la coppia aveva litigato davanti al municipio. Poi della donna si sono perse le tracce. Il marito, condannato per il suo omicidio anche in assenza del corpo, non ha mai detto cosa è successo. Il cadavere trovato agli argini del fiume Po aveva fatto sperare che si potesse far luce su uno dei due casi, e invece si è aggiunto un nuovo misterioso giallo su cui indagare.